Sviluppato da Day One Studio, Fracture è uno shooter in terza persona che, nelle intenzioni del team, dovrebbe distinguersi dalla massa per la presenza di una rivoluzionaria tecnologia che permette di modificare in tempo reale il terreno di gioco, creando alture o avvallamenti grazie alla semplice pressione di un tasto. Come si è arrivati a questo? Nel 2161 l'uomo ha sviluppato tecnologie in grado di modificare radicalmente la struttura del terreno, indispensabili per salvaguardare dai disastri climatici le più grandi città d'America. Ma gli Stati Uniti, divisi in due grandi blocchi, sono sull'orlo della guerra civile e quando le tensioni aumentano scoppia un conflitto inevitabile. È nell'ambito di questa ostilità che Jet Brody, anonimo protagonista di Fracture, si trova coinvolto in operazioni tattiche di fondamentale importanza per la salvaguardia del paese. La trama di Fracture non brilla nelle premesse e lo fa ancor meno nelle fasi avanzate. Coinvolgendo i classici cliché di stampo militaresco e senza colpi di scena troppo esaltanti, l'avventura prosegue piatta e con poca verve. Il gameplay di Fracture, nonostante qualche buono spunto, non è del tutto efficace e penetrante. Il gioco è alla base di un classico third-person shooter e l'unica particolarità riguarda la possibilità di modificare attivamente il terreno, utilizzando apposite granate o uno speciale fucile. Venuti a patti con il sistema di controllo, sulle prime lievemente scomodo, si comincia a capire quanto la terraformazione influisca sul gameplay. L'idea alla base è senza dubbio accattivante, ma a conti fatti il peso delle modifiche al terreno è davvero esiguo. Il giocatore può di fatto creare ripari naturali innalzando piccole collinette dietro cui proteggersi dai proiettili, ma al di là di questo tutta l'interazione con il suolo si limita all'esecuzione di azioni quasi scriptate e ampiamente previste dai game designer. Nell'avventura, alzare o abbassare il terreno servirà per risolvere qualche elementare puzzle ambientale ed inserire, a variare il ritmo di gioco, fasi che mostrino una piccola componente da adventure game. Fracture, proprio per questi innesti, offre comunque una certa varietà ed è un peccato constatare i problemi che affliggono le altre componenti di gioco. Proseguendo nell'avventura, che a livello di difficoltà medio non supera la durata di 10 ore, si ha la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di già visto. Lo stile derivato si intreccia poi con un'intelligenza artificiale carente. Sono poche le tipologie di avversari e i nemici restano spesso inermi anche di fronte a raffiche prolungate, tenendo la posizione e mostrando poco spirito di iniziativa. È soprattutto per questo problema che il gameplay di Fracture appare poco dinamico. Un vero peccato, perché gli sviluppatori avevano dimostrato comunque qualche buona intuizione, inserendo armi piuttosto fantasiose e nascondendo la linearità dei livelli con interruzioni impreviste e deviazioni improvvisate. Il comparto multiplayer di Fracture non riesce a distinguersi dalla media. È previsto il supporto per 12 giocatori e le opzioni di gioco sono per lo più quelle classiche. Le 8 mappe a disposizione, riprese in gran parte da ambienti della campagna principale, oscillano in fatto di level design. Anche il comparto tecnico di Fracture rivela alti e bassi. Durante l'avventura si alternano scorci evocativi e ben realizzati con altri più poveri e spogli. La modellazione poligonale si attesta su standard che vanno oltre la sufficienza, ma lo stesso non si può dire delle texture, la cui qualità oscilla vistosamente. A volte l'assenza di mappe superficiali rende il look di alcuni spazi molto piatto, mentre in altri casi superfici metalliche e strutture futuristiche sono rese con efficacia. Il modello del protagonista è ben costruito e dettagliato, lo stesso non si può dire degli avversari, carenti anche dal punto di vista delle animazioni. Ciò che manca poi all'intera produzione è la cura dal punto di vista artistico ed il design dei personaggi è poco intrigante. In movimento, comunque, è difficile notare le imperfezioni. Grazie alla discreta ottimizzazione, ai buoni effetti particellari ed alla resa convincente delle esplosioni, il risultato finale è discreto. Convincente poi l'alternanza fra ambienti interni ed esterni, il ricambio di palette cromatiche e l'illuminazione. Il comparto audio vanta un main team di ampio respiro, gli altri brani di accompagnamento non raggiungono però la stessa qualità.
La scena sonora è dominata dai suoni di armi e dai grugniti degli avversari. Il doppiaggio italiano non brilla, la voce del protagonista è scarsamente espressiva e quelle dei comprimari appena sufficienti. Un genio con armi avanzate, un esercito e tanto rancore. Sono certo che finirà bene. Qual è il problema, Brody? Lo sai che non si vive per sempre. Non mi preoccupo solo per me. Sheridan ha una vera e propria macchina da guerra. E le cose peggiorano ora dopo ora. Fracture è un titolo riuscito a metà. L'idea di variare il gameplay classico degli shooter utilizzando la tecnologia di deformazione del suolo è molto valida, ma l'incidenza delle modifiche al terreno nell'economia di gioco non è troppo marcata. Grazie ad innesti da adventure game e dalla presenza di puzzle ambientali, il gioco riesce comunque a mostrare un suo particolare carattere. Sfortunatamente, nonostante lo shooter Activision sia in grado di saziare i palati meno esigenti, un plot narrativo blando e di problemi legati all'intelligenza artificiale rendono il prodotto, almeno per gli utenti meno permissivi, un divertimento solo passeggero.